LeccoToday.it, i primi ad avere l'ultima. Buongiorno Virginio Brivio, buongiorno Alberto Negrini. Buongiorno. Buongiorno. Si aspettava questo risultato al primo turno? Sì, ci speravo. La soddisfa? Sì, un punto in più non avrebbe fatto male. Sì, assolutamente. Si aspettava l'altro come avversario? No, certamente era il candidato più accreditato. Ci dia tre questioni che intende risolvere entro il primo anno di mandato. Piazza Affari, ripresa del cantiere di Palazzo di Giustizia, riorganizzazione dell'apparato amministrativo del comune e soprattutto una grande opera di manutenzione straordinaria delle strade del verde. Per primo Piazza della Stazione, renderla fruibile al pubblico. Per secondo un discorso sulla viabilità, valutazione anche del Ponte Vecchio se è possibile riportarlo a due corsie di attraversamento e come terza rivisitazione della macchina comunale in ottica antiburocratica. Nuovi migranti in città, sì o no? Sì a determinate condizioni, che lo Stato sia equilibrato nel distribuirli e soprattutto che dia le garanzie giuridiche circa la loro permanenza qui. Migranti in città sì, soltanto se sostenibile, quindi non a una presenza indiscriminata. Non saremo in grado di gestirne il lato propositivo. Il mercato rimarrà alla piccola? Per adesso sì, perché non ci sono alternative valide, va però migliorata l'area della piccola e soprattutto va individuata eventualmente un'area per dei mercati specializzati in centro Lecco. Il mercato è stato spostato alla piccola ormai un decennio fa, non lo ritenevamo giusto allora, non lo ritengo adesso, possibilmente lo sposterò in centro. Secondo noi Lecco si deve svegliare, ci dia tre proposte. Beh, innanzitutto essere consapevole delle grandi risorse che ci sono nei quartieri, che spesso vengono sottovalutate, quindi una maggiore vivacizzazione della vita dei quartieri. Secondo, l'area della piccola, che contiamo di acquisire al patrimonio comunale, che può diventare un polo sicuramente anche e soprattutto per l'incontro tra le generazioni e i giovani. E terzo, certamente il tema della realizzazione di una multisala. Beh, si deve svegliare sì, le proposte sono all'interno della stessa comunità che noi abbiamo, quindi voglio creare una capacità di proposizione delle piazze in maniera tale che ci sia una dinamicità, quindi spazio alle imprese, spazio alla capacità di proposta, spazio a vivere questa città in questo modo. I rioni purtroppo sono una realtà diversa, anche in questo caso noi vogliamo sviluppare una politica di attrattività dei rioni o culturale o turistica o commerciale. Quindi su questo si basa, oltre che sul turismo evidentemente, che è il nostro cavallo di battaglia, su questo si basa la nostra proposta per rivitalizzare la città da subito. Cosa le piace del suo avversario? Beh, ha delle competenze di scenario sulle tematiche turistiche e commerciali che certamente potrebbero essere utili comunque. È un ottimo legislatore, una persona che conosce molto bene i regolamenti, una persona che proviene dal mondo dell'amministrazione, quindi anche dal mondo burocratico, è una persona molto valida, a mio avviso anche onesta. Cosa non le piace del suo avversario? Ma in questo momento mi sembra che sia ostaggio soprattutto dei partiti e quindi questo dato legato alla, tra virgolette, inesperienza, non è un giudizio sulla persona ma sul fatto che da niente diventi sindaco con un bagaglio quindi di conoscenze limitate potrebbe essere troppo ostaggio dei partiti. Le stesse cose, nel senso che il lato B di queste situazioni, ovvero sia che essendo un burocrate, un amministratore, in realtà non è in grado di guardare la società tutto tondo, quella società che io voglio assolutamente rappresentare, mondo dell'economia, cittadino comune, esigenze della città in quanto tale. Dica qualcosa al suo avversario. Beh, che c'è tanto da fare per Lecco insieme, soprattutto per prefigurare nuovi scenari di tipo economico che sono oggi l'urgenza forse maggiore nel nostro territorio. Attrarre nuove imprese e generare una capacità di fare turismo e di fare servizi in un modo nuovo ci possono vedere insieme. Voglio dirgli grazie per la correttezza di una campagna elettorale assolutamente corretta, che è finita sui temi. Provocatoriamente gli dico anche grazie di aver messo alla fine della campagna elettorale i temi della mia campagna elettorale, i primi tre punti della sua proposta finale. Quindi questo gli dico. Ora dica qualcosa a chi l'ha votata il 31 di maggio. Dovete tornare il 14 a votare perché la partita riparte da zero e soprattutto convincete i vostri vicini e gli indecisi. Dico che hanno fatto una buona scelta, credo che siano soddisfatti, adesso vediamo il secondo turno.
E adesso dica qualcosa a chi non l'ha votata il 31 di maggio. Troverete in noi non l'arroganza di chi perché vince pensa di non aver bisogno degli altri, ma persone che sanno che non si governa da solo. Quindi valutate bene il nostro programma, la serietà anche con la quale abbiamo cercato in questa campagna elettorale di dire i nostri contenuti e riflettete bene sulla nostra proposta. Dico che tutti quelli che non si trovano al momento con un candidato sindaco e quelli che sono più coerenti con la mia area, dico di votarmi, perché faremo il cambiamento, quel cambiamento che loro volevano fare attraverso il loro candidato. Oggi lo possono fare con me. Dica qualcosa a se stesso per quanto riguarda adesso il ballottaggio di domenica. Non dico stai sereno, sennò porta male. Dico però, Virginio, cerca di far passare questo messaggio positivo, che i lecchesi lo capiranno, che per governare c'è bisogno di passione e di competenza, e tu la stai trasmettendo. Ma dico che sono molto vicino. Sono molto vicino al risultato. È stata una campagna elettorale faticosa. Io l'ho affrontata con tutte le mie forze. Sono orgoglioso di me, ma sono soprattutto orgoglioso del mio popolo. Bene, abbiamo finito. Ci dica un'ultima cosa. Il ballottaggio chi lo vince? Virginio Brivio. Lo vinco io. Grazie mille Virginio Brivio, grazie mille Alberto Negrini. Grazie a voi. LeccoToday.it, i primi ad avere l'ultima.